Eccoci qua con capitano Emilio Dienna. Dopo il pareggio contro il Mobiliari Ponzacco, è arrivato nei minuti di recupero. Purtroppo rammarico, perché sono due punti persi sostanzialmente. Sì, c'è rammarico da parte dei ragazzi, da parte mia. Probabilmente non, la mia espulsione ha cambiato un po' l'inerzia della partita, perché anche se un po' eravamo calati il secondo tempo, credo che l'episodio dell'espulsione, poi hanno trovato un gol molto casuale, per cui abbiamo fatto un buonissimo primo tempo per circa 30-35 minuti, poi come sempre caliamo un po' a livello fisico, probabilmente, non lo so, però oggi credo che il pari è più un punto guadagnato per loro, perché abbiamo avuto tantissime occasioni, non abbiamo concretizzato. C'è il rammarico perché la squadra ha fatto comunque una buonissima partita, cerchiamo di finire meglio possibile. Abbiamo analizzato prima con il mister, sono mancate tanto i gol sulle occasioni che abbiamo creato sostanzialmente, poi anche la squadra ha speso tanto, si è visto con i crampi, insomma un paio di giocatori alla fine, ecco, la squadra si è spesa per tutti i 90 minuti, anzi i 6 di recupero anche. Ma io credo che questa squadra non ha niente da rimproverarsi, sta facendo un campionato importante, abbiamo passato un anno molto particolare, per cui c'è rammarico, perché obiettivamente oggi è una partita da vincere, non l'abbiamo vinta, ci lecchiamo le ferite, andiamo avanti e ora ci abbiamo le ultime due partite più i playoff, dobbiamo chiudere bene perché questa squadra ha dei valori importanti, l'ha sempre dimostrato. Di oggi mi assumo io la responsabilità, ma si va avanti e questo è il calcio. Guarda, mi permetto di dirti che insomma era difficilmente evitabile l'espulsione, nel senso che appunto sono arrivate queste due ripartenze che hanno causato i due gialli. Adesso sarai ancora in diffida perché sostanzialmente è arrivato il rosso, quindi come affronterai questi ultimi due turni sapendo che nel prossimo non ci sarai? Beh, la prossima la salto, ma comunque sarò vicino alla squadra, poi c'è l'ultima che è il Livorno e poi si prepareranno i playoff. Ma la vivo serenamente, comunque mi è capitato spesso di essere in diffida essendo un difensore, per cui cercherò di stare magari più attento in determinati episodi, ma comunque la squadra è competitiva, c'è gente come Diana fuori che è molto forte, per cui se manca Diana giocherà un altro, non è un problema. Assolutamente, ringraziamo il capitano.